Era nei primi di settembre quando il sindaco Enzo Bianco accoglieva con entusiasmo la proposta del Comitato Lungomare Liberato e altre associazioni per la realizzazione di una pista ciclabile che unisse Citrezza al capoluogo etneo. Un progetto ambizioso, sposato anche dal sindaco di Via Cicastello Filippo Drago, che però ha confessato agli attivisti non potrà essere realizzato prima di almeno 5 anni. Ma il sindaco Bianco, durante la pedalata con il primo cittadino di Acicastello organizzata il 21 settembre in occasione della settimana della mobilità sostenibile, ai ciclisti catanesi aveva fatto anche un'altra promessa, che entro 2 mesi si sarebbe realizzato un primo tratto di pista ciclabile che avrebbe collegato Piazza Europa a Ognina. Un'operazione che sarebbe stata realizzata in breve tempo e con pochi fondi, semplicemente restringendo lo spazio destinato ai parcheggi. Gli amanti delle bici hanno atteso fiduciosi, sperando di festeggiare la nuova pista in occasione dell'edizione del lungomare liberato di dicembre. Si ritrovano invece ad organizzare un flash mob per fare pressione sull'amministrazione affinché mantenga l'impegno. Abbiamo chiesto chiarimenti all'assessore alla mobilità Rosario D'Agata. Stiamo reperendo le risorse, è stato approvato qualche settimana fa, una settimana fa il bilancio. Si tratta adesso di aspettare la predisposizione del piano economico di gestione e poi in base alle risorse che abbiamo penso che possiamo iniziare i lavori, cioè fare le procedure che occorre fare per realizzare questa pista ciclabile. Vi è un impegno dell'amministrazione di farla il più presto possibile e il più presto possibile sarà fatta. Ma esiste un progetto quindi? Un progetto di massima naturalmente esiste e bisognerà poi, come dire, realizzarlo con i dettagli che l'opera richiede. Ma grosso modo saranno sui 120.000 euro, almeno da quello che se non ricordo male mi hanno detto gli uffici. Quindi si dovrà aspettare ancora alcuni mesi, non si può quantificare? Sì, no, non sono in grado di stabilire con esattezza il tempo che occorre per la realizzazione dell'opera.